Ebbene, cari miei, i vostri Mac e i vostri iPhone sono dotati di batterie molto avanzate, batterie che comunque nel tempo si deteriorano fino ad arrivare ad uno stato che in effetti ne richiederebbe la sostituzione. Purtroppo però quelli di Apple non danno alcuno strumento a disposizione degli utenti per vedere in realtà lo stato di vita della propria batteria, ma non tutto è perduto, esiste un'applicazione del tutto gratuita che farà un'analisi completa proprio della batteria dei vostri dispositivi mobili e fissi, con un'unica app che viene eseguita ovviamente in macOS, e con questa applicazione è possibile vedere i cicli di carica, è possibile vedere la percentuale di carica residua della batteria, è possibile vedere tutta una serie di fattori veramente molto importanti per capire lo stato attuale della batteria dei propri dispositivi. Io sono Dario Caglioni, in questo video vi farò vedere proprio come utilizzare l'applicazione e come comprendere tutti i fattori che vengono visualizzati, e vi mando un abbraccio. Nello specifico, l'applicazione che andremo ad utilizzare si chiama Coconut Battery, è del tutto gratuita ed è disponibile esclusivamente per macOS. Una volta effettuato il download e avviata l'applicazione, potrete vedere che l'interfaccia grafica è veramente molto molto semplice. Con questa app sarà possibile vedere una serie di informazioni circa il proprio Mac, come per esempio la data di costruzione, la capienza massima attuale di carica, la capienza massima della batteria e ad esempio i cicli di carica. Potete vedere per esempio in questo caso la mia batteria in realtà è all'83%. È possibile fare lo stesso anche con i dispositivi iOS connessi al computer quando l'applicazione è attiva. In questo caso, infatti, potrete vedere nel mio iPhone 6 Plus la data di costruzione e lo stato della batteria, che include comunque sia per Mac che per iOS anche la temperatura e lo stato di ricarica. Bene, come potete vedere, in questo caso il mio computer ha una batteria piuttosto vecchiotta. Il computer non è nuovissimo, ma per capire qual è il ciclo di carica massimo per i vostri dispositivi vi consiglio di fare un giro sul sito di Apple, perché per ogni modello di computer e per ogni modello di iPhone e iPad sarà inserito un valore specifico ovviamente in base all'anno di produzione, alle caratteristiche tecniche e così via. Bene ragazzi, questo è tutto, questa è Coconut Battery, un'applicazione gratuita molto funzionale e utile per chi vuole tenere sotto controllo le batterie dei propri dispositivi. Io sono sempre il vostro Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.